150 mi piace e shop 1000 V-Bucks su Fortnite. Lascia un mi piace ed iscriviti nei prossimi 7 secondi per ricevere gratis skin V-Bucks e il nuovo Battle Pass della stagione 1 del capitolo 2 di Fortnite. Yeah, I'm at the top of the globe. I got the torch, we about to burn down the thrones. We need a change, look at the world that we live. Look how the evil is grown, all the innocence lost. We need a new beginning, man, the vision is... Ciao a tutti ragazzi e bentornati di nuovo qui sul mio canale. Io sono Diegic e oggi, per come potete vedere dal titolo, andremo a vedere se realmente il glitch per ottenere V-Bucks gratis qui su Fortnite realmente funziona. Ma prima di incominciare con il video, io non lo so, il video di lunedì scorso è andato, direi, molto bene. E spero che anche questo video di qui vada bene quanto quello. Quando sto registrando appunto questo video siamo praticamente arrivati a 11.400 iscritti. Praticamente soltanto sabato, ovvero il giorno 26, eravamo a 11.000. Vi ringrazio tantissimo e vi ricordo che a 100 supportatori ci sarà sempre quell'estrazione, anzi quella doppia estrazione, per lo speciale dei 10.000 iscritti. In più, sempre se arriviamo a 12.000 entro la fine del mese, ci sarà addirittura l'estrazione per il nuovo pacchetto di Halloween. Quindi iscrivete e fate iscrivere tutti i vostri amici e direi di poter partire prima a guardare, diciamo, il video del glitch, che praticamente è sempre il solito Nogo che ci fa vedere appunto questi glitch, e poi andremo praticamente a testarlo direttamente. Testerò praticamente su un nuovissimo account che appunto ho chiamato test cose. Ma prima di incominciare direttamente a fare tutto il glitch, vi ricordo che potete lasciare un mi piace e un commento qua sotto se appunto ancora non l'avete fatto, supportarmi nel negozio oggetti con il mio codice creatore e lasciare un commento qua sotto se finalmente anche voi aspettavate questo video, anche se in realtà non ve l'avevo programmato e ho deciso di farlo praticamente perché avevo voglia di provare un glitch e portarlo sul canale. Io direi di andare direttamente a guardare il video e vediamo cosa appunto ci propone di fare Nogo in questo video. Ok, come giusto che sia, dobbiamo andare in creativa, mettere il ping dove praticamente ci dà la parte più alta della zona e poi mandare un feedback, come giusto che sia. Dopo andremo a provarlo direttamente. Nel frattempo vediamo cosa che ci propone di fare. Guardiamo un pochino se realmente a lui funziona, cosa che comunque è molto probabile che gli spuntano a fine video i 1000 V-Bucks come vuole lui, però va bene. Bug 98992, ma se lui sta inventando 892, ok, va bene. A chapter trattino 2 file. Gasper, perché devo andare a mettere questo? Ah, dice più numeri di V-Bucks si mettono, più rischioso è praticamente di essere bannati, a quanto pare. Beh, noi proveremo con questo. Tanto sto usando un'email che non uso mai. Che significa questa cosa? Ah, quello è il numero della patch. Aspetta, noi che versione abbiamo? Vabbè, sì, dobbiamo mettere la versione del gioco e poi cliccare su invia. Che fino a lì qualsiasi glitch ho visto, cioè ho portato pure sul canale, anche nella reaction di lunedì scorso che è andata alle stelle, 20.000 visualizzazioni in una settimana. Nemmeno me l'aspettavo. Confermare. Poi che dobbiamo fare? Reset store V trattino Bucks e poi inviare. Ah, ok. Punto selezione. Activate. Ok. Andare in creativa come giusto. Ah, ok, prima che entri in creativa dobbiamo mandare quel messaggio là. Ma non capisco come fanno a funzionare sti cosi soltanto andando in creativa. C'è una cosa che fondamentalmente non ho mai capito. Non ho mai capito perché si deve andare in creativa per fare queste cose. Però va bene. Vabbè, poi si va in un'isola. Appena entra in un'isola poi esce direttamente. Back to hub. Ok, torna alla lobby. Esce dalla creativa, come è giusto che sia. Cioè, vi giuro che se arriva a funzionare questo glitch, se arriviamo, vi giuro, se arriviamo a 100 like in questo video, io farò una live dove shopperò il pacchetto di 1000 V-Bucks. Cioè, vi giuro, io lo faccio, perché se arriviamo a... dobbiamo soltanto arrivare a 100 mi piace, anzi, di più, 150. Se arriviamo a 150 mi piace, vi giuro che shoppo 1000 V-Bucks su Fortnite, in live, lo faccio in live, promesso, promesso. L'ho detto. Quindi devo farlo. 150 invece che shop 1000 V-Bucks su Fortnite. Ok. Chissà se funzionano. Chissà se funzionerà mai. Ma vabbè, dai. Come giusto che sia, lui queste cose funzionano sempre, quindi. Allora, io direi di essere pronto per provare direttamente il glitch. Allora, intanto devo togliere l'audio del gioco che mi dà fastidio. Lo metto più basso possibile. Oh, meno male. Allora, creativa. Impostazioni. Poi si va qua. Si deve mettere il ping più alto che in oceani in questo caso. Ok, poi si va qua, poi si va su commenti e si deve selezionare. E dobbiamo scrivere, perché voglio scriverlo direttamente così. Allora, 11.00.1 invia. Ok, invio feedback in corso.
Grazie per averci aiutato a migliorare Fortnite. Ok, poi c'era da mandare il commento. E c'era scritto. Allora, poi si fa qua. Avvia. Così. E poi così. Bah, chissà se funziona. Io ho scritto tutto quello che c'era scritto nel video. Non so se realmente funzionano queste cose. Ora, però, visto che sono stato molto curioso e ho voluto provare per vedere se funzionano, adesso andremo a vedere realmente se queste cose funzionano. Perché dopo praticamente un mese circa che vi porto queste cose. Voglio testare su pelle proprio io personalmente per vedere se funziona. Allora, intanto dobbiamo andare nella nostra isola. Allora, poi va qua. Poi torna al centro. Cioè, lui nemmeno era atterrato. Poi è tornato al centro. Poi abbandona la modalità creativa. Ma poi chissà se funzionerà mai questo glitch. Cioè, poi uno ci prova intanto. Tanto più che bannare l'account che non uso. Cioè, in realtà questo l'ho creato da poco. Infatti, ho pure vinto. Allora, poi da qui dobbiamo selezionare la modalità di gioco. Non so se realmente funziona. Poi andare in creativa, come ha fatto lui nel video. E non funziona. Come cavolo è possibile sta cosa? Va bene, io direi che per questo video è tutto. Direi che ci abbiamo provato pure noi a provare se realmente funzionava questo glitch invanamente. Comunque. Non so quanto durerà questo video, spero però che vi sia piaciuto e abbiate capito che comunque i glitch non funzionano, io l'ho sempre anche detto nei video. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo, 150 mi piace, shoppo 1000 V-Bucks in live su Fortnite. In più, se arriviamo a 100 supportatori, ci sarà la doppia estrazione, ovviamente i regali ve li farò io tramite i miei V-Bucks. In più, direi che siamo praticamente vicinissimi ai 12.000 iscritti e vi ricordo che saremo praticamente al 28 di ottobre quando uscirà questo video. Se arriviamo a 12.000 iscritti praticamente entro il 31, io vi prometto che farò un'estrazione del pacchetto giudizio finale. Detto questo, io direi che per questo video è tutto e noi ci rivediamo qui, come sempre, o in live o con un prossimo video. Yeah, I'm at the top of the globe. I got the torch, we about to burn down the thrones. We need a change, look at the world that we live. Look how the evil has grown, all the innocence lost. We need a new beginning, man, a vision.